Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. In questo video vi faccio vedere i miei detersivi preferiti, Eurospin e non. Sono più Eurospin, però pazienza. Allora, io partirei subito dal pavimento e sono, allora, questo qua che non è dell'Eurospin, ma l'ho comprato in un negozio qui vicino, penso che l'abbia comprato tipo antichità questo qui perché sono anziani, quindi penso che non comprano tipo come un negozio normale. E questo qui si chiama Valido Alcol Detergente, igienizza, deodora e sgrassa. Eccolo qua, infatti l'ho quasi finito. L'unica cosa è che sa troppo da alcol, cioè sa troppo da alcol, sembra che ci sia soltanto alcol dentro. Per carità, l'alcol dell'alcol non mi dispiace. Non mi dispiace perché comunque è buono l'odore, però ragazzi, cioè, sembra che. Però igienizza bene, si sente proprio il profumo quando torni a casa. Altro, questo qui volevo mettervelo anche se l'ho acquistato da poco. Però ragazzi, cioè, fa il suo lavoro. Per averlo pagato 99 centesimi, questo qui è l'Eurospin, cioè, ha l'odore buonissimo. E infatti ho lavato il pavimento 5-6 volte con questo e appunto siccome che ci va un tappino, perché già vedete che è molto denso, quindi ci va un tappino e l'odore è buonissimo, è della Argan, quindi c'è. Io adoro gli odori Argan, il Lenor, no, Lenor, come si chiama? Il VRNL, quello lì alla lavanda, li adoro. Cioè, non ci sono cacchi. E direi che i pavimenti siamo a posto. Non prendo più quelli là che sono alpino o robe così, perché non gli odori non mi rimangono, cioè, boh. E poi sono troppo liquidi. Ho fatto il caso che mettendo questo qui mi dura di più. Ho lavato 6 volte il pavimento e cioè, guardate, solo per dirvi. E quindi penso di comprare tipo questi qua che sono più da diluire. E quanto riguarda bucato, allora io come vi ho detto prima, io prendo il VRNL alla lavanda, lo prende Christian, antichità, però in questo caso avevo finito e lo sto usando questo qui all'orchidea viola. Ragazzi, è buonissimo, cioè. È delicato, non ha quell'odore forte. Io ve lo consiglio. Ci sono altre profumazioni. E questo qui ve lo consiglio perché non è quell'odore forte che dite oh, che buon profumo. Questo qui è più delicato, non si sente, molto molto buono. E ci abbino il Dixan. Che io prima usavo quelli dell'Eurospin di detersivi da lavatrice, però da quando Chris mi ha preso il Dixan era due flaconi a 4 euro. Questo qui, infatti, devo dire a Chris che lo prenda dato che lavora vicino all'antichità e mi ci trovo benissimo. Sì. A volte, devo essere sincera, non ci metto neanche l'ammorbidente, ci lavo con questo qua perché ha già una profumazione sua forte. E mi ci trovo. Per quanto riguarda il water, allora io utilizzo questo, ma anche quello lì che adesso andrò a mostrarvi. Allora, questo qui, sincera al 100%, mi rimane un po' di mal di testa, però funziona. Infatti lo uso raramente, ma quando tipo devo pulirlo a fondo, come si deve, utilizzo questo. Profumazione non è che sia forte, però dopo un po' che stai là lo annusi, perché ovviamente devi lavare tutto il bagno, io quando lavo il bagno, cioè, non è che mi metto, lavo solo i sanitari e basta. Quando devo pulirlo a fondo prendo lo straccio, mi metto per terra, proprio per terra, terra, ci spruzzo questo, ci metto questo, spugna, gratto tutte le piastrelle, proprio tutte, tutte del pavimento per terra e poi le risciacquo, insomma, sono
caso mio patologico. E quindi sì, mi viene un po' di mal di testa e prurito alle mani, dei guanti, però è buono. Prodotti che ho fatto gustare anche l'altra volta sono questi panni dell'Eurospin Sistema Casa Cattura Polvere. Io li adoro perché posso usarli dappertutto, sugli armadi per togliere la polvere, sulla TV, sul computer per togliere la polvere che ha sopra. Adoro, li adoro davvero, cioè non neanche da dirvi che fanno, cosa fanno, perché sono cattura polvere ovviamente. Sono buonissimi, sono adatti per lo Swiffer, io li uso sempre per lo Swiffer. Ultimo prodotto, ma per me non importanza, voilà, Eurospin, genio più. L'avevo visti tempo fa, io ho sempre preso l'altro, se vi ricordate è facsimile, però versione borotalco, mi sembra, talco. Del pavimento, insomma, che io non potevo farne a meno, sembrava tipo essere in ospedale. E riguardo a terra. Però questo qui, allora, l'ho pagato 99 centesimi, ok. Però ho guardato cosa c'è dentro. C'è praticamente aceto, aceto e acqua la maggior parte. Quindi lo uso come un multiuso questo, perché appunto qua posso pulire il frigo, i fornelli, le cappe, per terra. Poi cosa c'è scritto qua? I negativi odori, lo uso anche per il bagno, sincero. Io prodotti così che hanno aceto li uso anche per il bagno. Nulla, questi sono i prodotti preferiti. Se vi va iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo video. Adesso non so quale caricherò prima, se è quello del passata di pomodoro o questo, perché ho fatto un sondaggio e quindi